La presenza dei frati domenicani a Chieri è testimoniata sin dal 1260, ma la chiesa con il convento annesso furono edificati grazie al concorso di nobili famiglie chieresi nel secolo successivo, forse a partire dal 1326. La facciata quattrocentesca ha un notevole portale decorato con formelle in terracotta a soggetto vegetale. L'edificio in stile gotico era in origine a tre navate a croce latina, a cui sono state aggiunte lateralmente numerose cappelle di patronato di famiglie chieresi. La chiesa conserva importanti cicli di affreschi ed alcune tele del pittore Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Questi si occupò nel 1614 della decorazione del coro e realizzò inoltre le tele della Resurrezione di Lazzaro, della Moltiplicazione dei Pani e la pala della Cappella del Rosario, 1606 circa. Un affresco quattrocentesco è posto sul primo pilastro della navata, rappresenta una Madonna con il Bambino. Un ciclo di affreschi della fine del Trecento aventi per soggetto la vita della Vergine si trova all'interno del campanile. L'interno della chiesa si presenta oggi con le decorazioni policrome realizzate durante il restauro sviluppatosi per più anni dal 1877 sino al primo decennio del Novecento, ma sono ancora presenti i capitelli originari, scolpiti nel primo Trecento, con personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento.